sono iniziate ieri a Ponte Corvo, in provincia di Frosinone, le celebrazioni per il 160° anniversario della nascita del maestro Davide Delle Cese, nato in Lazio ma bitontino d'adozione per aver trascorso all'ombra del Torrione Angioino parte della sua carriera musicale. Proprio per celebrare questa ricorrenza, le città di Ponte Corvo, Bitonto e San Leo in Emilia Romagna, in cui il maestro dimorò per 5 anni, hanno organizzato iniziative comuni iniziate ieri nel Lazio, dove il maestro Vito Vittorio De Santis, direttore artistico dell'associazione bitontina che ne porta il nome, e l'assessore al marketing territoriale di Bitonto, Rocco Rino Mangini, sono stati ospiti di un convegno organizzato dall'amministrazione comunale di Ponte Corvo con i discendenti del maestro e i suoi estimatori. A Bitonto l'appuntamento sarà invece nella chiesa di San Domenico lunedì 21 marzo alle 19 con la conferenza concerto Passionis Tempora, che vedrà impegnato l'Orchestra Sinfonica di Fiati delle Cese per una serata dedicata alle marce funebri del celebre maestro e patrocinata dall'Arciconfraternita del Santissimo Rosario.